cosa fareste se risvegliandovi vi accorgeste di non avere alcuna memoria e di essere dotati di poteri oltre l'umana immaginazione? Prototype potrebbe darvi modo di rispondere alla domanda. Protagonista della storia è Alex Mercer, che dopo il prologo iniziale si troverà in un obitorio destinato ad essere analizzato. Il suo improvviso risveglio gli darà modo di fuggire dall'angosciante situazione, rendendosi conto di non aver più ricordi e di non conoscere la propria identità, ma di avere a disposizione abilità sovrumane capaci di aiutarlo a ricostruire i tasselli del proprio passato. L'avventura ha come ambientazione l'isola di Manhattan, liberamente esplorabile alla ricerca di obiettivi utili a far chiarezza su una trama inaspettatamente intrigante. I poteri di Alex torneranno quindi utili prima di tutto per un agevole spostamento nella città, grazie a quello che gli sviluppatori hanno definito Adaptive Parkour. Questo si compone della funzione di salto, caricabile con la mantenuta pressione del tasto dedicato per effettuare balzi più elevati, e dalla possibilità di attivare una sorta di corsa dinamica attraverso la pressione del grilletto destro, che permette di scavalcare automobili e parti dello scenario danneggiandole. Entrando in contatto con un edificio, questa modalità abilita automaticamente una corsa verticale utile a raggiungere la cima, per poi effettuare salti vertiginosi e, a patto di aver sbloccato l'abilità necessaria, planare per decine di metri verso obiettivi sempre diversi. Le concatenazioni possibili sono innumerevoli. Con il pad tra le mani dei giocatori più abili, Alex può agevolmente sovrastare palazzi, lanciarsi contro elicotteri e prenderne il controllo, il tutto con un dinamismo difficilmente riscontrabile in altri titoli. Evitando qualsiasi spoiler sulla trama, ci limitiamo a dire che la situazione iniziale porrà Alex al centro di un complicato triangolo. Sarà infatti braccato dall'esercito, in quanto considerato portatore del virus che sta infettando l'isola, dando vita a miriadi di esseri mutati. Al contempo, avrà alle calcagna gli stessi infetti, che vedono in lui una pericolosa minaccia. In questa guerra a due vie si inseriscono i civili, che totalmente inermi non fanno altro che fuggire urlando per le vie della città, finendo per essere irrimediabilmente coinvolti negli scontri, tappezzando le strade di membra ed arti recisi. Alex, totalmente concentrato sulla propria missione, ignorerà il destino dei civili, che anzi userà a suo vantaggio, dato che tra i poteri di cui dispone v'è quello di assorbire fisicamente qualunque essere riesca ad afferrare, per ricaricare la propria energia vitale, oltre che per assumere l'aspetto del malcapitato, funzione che approfondiremo in seguito. La particolare abilità mutaforma offre a Mercer numerose possibilità offensive, che vanno dalla trasformazione delle mani in artigli affilati per eliminare grandi quantità di nemici rapidamente, in pesanti palle chiodate capaci di distruggere anche i mezzi corazzati preesistenti, in una frusta per attirare a sé nemici dalla distanza e colpire contemporaneamente gruppi di individui, ed in una lama gigantesca adatta allo scontro con i boss più ostici. Oltre a queste peculiarità, Alex potrà nel corso del gioco sbloccare due trasformazioni difensive, nell'ordine uno scudo utile a deflettere i proiettili dell'esercito senza inficiare l'agilità del protagonista, in un'armatura completa che, a discapito di parte della velocità, fornisce una migliorata resistenza a qualunque attacco subito. Ancora più avanti nel corso dell'avventura, l'antieroe disporrà persino dei cosiddetti poteri di visione, che gli permetteranno di alterare la sua percezione, così da poter riconoscere tra la folla eventuali portatori sani del virus da assorbire, oppure abilitare una particolare visione termica per rendere visibili le fonti di calore e poter combattere agevolmente anche in mezzo al fumo. Particolarmente utile a sfuggire dalle forze militari, si rivela l'abilità opzionale chiamata Accusa, che permette di afferrare un umano e confondere le idee delle guardie, che nel dubbio finiranno per colpire lo sventurato anziché voi, permettendovi un'agevole fuga. Ovviamente l'abuso di tale funzione è impedito da un apposito indicatore da caricare. Qualora invece preferiste risolvere le situazioni peggiori in maniera più diretta, potrete far uso delle mosse critiche, che si renderanno disponibili una volta assorbiti più esseri di quanto Alex necessiti per riempire la barra salute. Queste si dividono in diverse tipologie, ma in linea di massima l'esito del loro utilizzo è comunque devastazione ad ampio raggio. L'upgrade del personaggio avviene in due modi. Il primo prevede l'acquisizione di punti esperienza tramite il completamento di missioni ed eventi o l'uccisione di nemici, punti che andranno poi spesi nell'apposito menu per sbloccare una o più tra le numerose opzioni a disposizione, ognuna delle quali offre, una volta acquisita, una versione potenziata di se stessa. L'altro metodo di acquisizione delle abilità prevede invece di assorbire particolari obiettivi umani o infetti, come possono essere piloti di carri armati o di elicotteri. Facendo questo, Alex fa sue le memorie dello sventurato, diventando capace di guidare mezzi militari nei casi citati, o diventando più abile nell'utilizzo delle armi qualora inglobasse soldati particolarmente preparati in tal senso.
Nel gioco, infatti, non mancano armi da fuoco, come mitragliatori, lanciagranate e lanciamissili, che il protagonista può raccogliere da nemici abbattuti e usare a proprio piacimento anche in fase di salto. Lo scopo dell'assorbimento dei bersagli evidenziati da apposite icone non si limita all'ottenimento di nuovi poteri ed abilità, ma prima di tutto all'assimilazione delle memorie dei vari bersagli. Questo fondamentalmente è il sistema con cui Alex scopre, volta per volta, l'obiettivo successivo, andando quindi a ricostruire la propria storia, sino ad un epilogo tutto da scoprire. In Prototype è essenziale decidere quando sia il caso di scatenare senza indugio la propria potenza, e quando invece sia meglio mantenere un profilo più basso. Il gameplay prevede infatti che commettendo reati o semplicemente mostrandosi in versione mutata ad attoniti civili, le forze dell'ordine vengano informate della vostra posizione, scatenandovi addosso ogni unità paramilitare nei dintorni. Ad evidenziare lo stato di sospetto è presente una barra nella parte bassa dello schermo, oltre ad un mini radar che indicherà in bianco i presenti inconsapevoli, in giallo chi sospetti della vostra particolare natura ed in rosso chi stia cercando di farvi fuori. Per mantenere bassa tale barra, o far sì che sia zeri, è necessario fuggire dalla visuale dei presenti ed il prima possibile cambiare forma per disperdere le proprie tracce. La trama principale riesce in maniera incalzante a fiondare il giocatore in un susseguirsi di missioni ad alto ritmo, chiedendogli di svolgere 5-6 differenti tipologie di incarichi classici, come il raggiungimento di un obiettivo, l'assorbimento di un particolare nemico o la difesa di aree chiave, ma anche originali, come il farsi inseguire volutamente per attrarre in trappola un particolare boss, o coordinare azioni di attacco militare. Il dinamismo offerto dal gameplay e l'interesse destato dalla trama riescono a non rendere le sessioni di gioco stancanti, seppure siano comunque presenti alcune missioni sin troppo articolate e lunghe da portare a termine. In qualsiasi caso, a dare varietà sono presenti gli immancabili eventi opzionali, che prevedono differenti tipi di prove, a tempo o di abilità. Tutte queste funzioni aggiungono longevità ad un titolo che, con la sola trama principale, si attesta comunque sulla buona media di 15 ore circa, mitigando in parte l'amarezza per la mancanza di una qualsiasi modalità multigiocatore. Tecnicamente parlando, Prototype vive di alti e bassi. È evidente una certa carenza nella realizzazione delle textures, soprattutto quelle degli edifici che finiscono per avere un effetto eccessivamente artificioso, così come la modellazione poligonale di nemici e mezzi è fin troppo semplificata, proponendo peraltro una quantità limitata di modelli differenti. Questo probabilmente è il prezzo da pagare per la qualità della visione d'insieme. Il Titanium Engine, motore proprietario degli sviluppatori di Radical Entertainment, permette una linea d'orizzonte distante, con un effetto pop-up assai limitato. Anche ad alta quota è infatti possibile vedere numerosi automobili e civili in movimento. La quantità di popolazione presente è ottima, così come sono di qualità le routines che la muovono. Osservando i civili vi capiterà di notare comportamenti molto credibili, così come compiendo azioni inumane noterete i testimoni fuggire, magari a chiamare la polizia. Il comparto audio è di sicuro valore, con una colonna sonora orchestrale che ben accompagna l'azione su schermo, ed effetti audio di qualità come quelli dedicati ai passanti che è possibile sentir discutere delle nostre stranezze, o clacson ed esplosioni in gran quantità. Di ottimo livello il doppiaggio, purtroppo però solo in inglese sottotitolato. Prototype è un esempio di gioco divertente, ricco di carisma e colmo di differenti caratteristiche valide che attestano giocabilità e longevità ad alti livelli, ma che pecca nella scarsa realizzazione di alcuni aspetti del comparto tecnico, che per l'utente meno attento peseranno più di numerosi pregi. Dispiace per la mancanza di modalità online, ma per un ottimo titolo single player l'assenza è sopportabile. Non possiamo quindi che consigliare l'acquisto a qualsiasi amante di titoli ad alto tasso di azione e violenza, e soprattutto ai fan del free roaming basato su supereroi, confronto che vedrebbe Alex Mercer sbaragliare i vari Hulk, Spider-Man e molti altri senza troppa difficoltà. Made for this.